Che cos'è Combi Mais e quali sono stati i risultati di quest'annata 2022? Combi Mais è un progetto di agricoltura sostenibile basato su tre pilastri fondamentali: la produzione per il reddito degli agricoltori, la qualità per dare una risposta alla produzione per i nostri consumatori e la sostenibilità, perché comunque una moderna agricoltura non può prescindere dall'ambiente. I risultati sono stati soddisfacenti considerando la difficoltà dell'annata che abbiamo avuto, con produzioni che vanno dai 118-120 quintali per ettaro fino a 165 quintali per ettaro. Quali ibridi di mais sono stati utilizzati e qual è stato il valore aggiunto che hanno espresso? Allora, in questa azienda facciamo ricerca e produzione soprattutto sul food. Abbiamo utilizzato Decalb 6503 e Decalb 6715, sono due ibridi specializzati nella produzione alimentare. Il risultato è stato comunque notevole, soprattutto un grande rispetto delle aflatossine, quindi siamo riusciti a garantire ai nostri consumatori un prodotto di elevatissima qualità con aflatossine zero. Questa è una risposta importante del protocollo Combi Mais. Le micotossine sono un problema crescente, in quale modo le mantenete basse nella granella? È uno dei punti più fondamentali del protocollo Combi Mais. Sicuramente un mix di interventi. Cominciamo dalla genetica, quindi le varietà che devono essere particolarmente adatte da questo punto di vista, una nutrizione particolare che viene fatta con dei prodotti specifici, il controllo soprattutto da parte dei biostimolanti, il rafforzamento delle piante a tutto vantaggio di un minor stress della pianta e il controllo con i fungicidi che viene fatto per un controllo delle aflatossine. Quali problemi avete legati al diserbo in azienda e come li avete superati? Allora, l'unico problema presente in azienda è il problema della sorghetta molto resistente alle sulfoniluree. È stato risolto una soluzione a Dengo più Laudis, nonostante l'annata particolarmente siccitosa, ma i risultati sono stati positivi, permettendoci di avere comunque un ottimo controllo delle malerbe con una ottima produzione. In quale modo il digitale vi ha aiutato a essere più efficienti nel vostro lavoro? Grazie a Climate Free View abbiamo un'ottima gestione del campo. Una buona semina si ottiene soprattutto partendo dalla semina a rateo variabile. Questo permette un maggior controllo dell'apparato di semina a tutto vantaggio di una ottima produzione. Per quanto riguarda il discorso del controllo, soprattutto la mappatura vegetale, che permette anche una ordinata concimazione, un risparmio da parte dell'imprenditore, anche qui con l'obiettivo di arrivare a ottimizzare la produzione. Infine il controllo del sistema irriguo attraverso un sistema di monitoraggio di sonde e di app. In conclusione, siete soddisfatti dei risultati ottenuti dal progetto Combi Mais? Certamente, Combi Mais 9.0 Smart risponde alle esigenze di un'annata così difficile. Obiettivo di Combi Mais è innovare, ricercare e dare una risposta all'imprenditore agricolo. La parte vincente di Combi Mais è dare questa risposta agli imprenditori. Cosa significa? Significa che in un'annata estremamente positiva dal punto di vista dell'ambiente, la risposta è che Combi Mais eccelle. In un'annata negativa, Combi Mais permette un controllo della produzione, cioè pianificare la produzione. Gli obiettivi sono continuare ancora con passione, ancora con forza, per dare una risposta alla maiscoltura italiana.